Ed eccola qui la nuova Audi Q4 e-tron, ovvero la prima vettura di Ingolstadt basata sulla piattaforma modulare MEB, la prima ad arrivare in concessionaria con un look più compatto rispetto a tutto quello che abbiamo visto sino ad oggi, e direi anche dei valori che vanno a intersecare una clientela decisamente più ampia rispetto ad esempio alla e-tron GT o alla e-tron S, che chiaramente sono vetture decisamente più elitarie rispetto a questa Q4. Qui si va a intercettare il cliente Q5, si va a intercettare il cliente Q3, lo si fa con una dimensione intermedia tra questi due modelli, visto e considerato che la lunghezza è di 4,59 m, per cui siamo 10 cm in meno di una Stelvio, per intenderci, con un passo di 2,76 m. Questo valore in particolare ha permesso di ampliare gli spazi all'interno dell'abitacolo, e poi lo vedremo, ma ha consentito anche di ospitare sotto il pavimento una batteria molto generosa, tant'è vero che ci sono 82 kWh in questa versione, pronti ad assicurare fino a 520 km di autonomia nella variante 40, ovvero quella con il singolo motore posteriore da 204 cavalli. Poi, per chi vuole qualcosa in più in termini di prestazioni, c'è anche la 50 che stiamo guidando proprio oggi, con due motori elettrici, uno dietro e uno davanti. Chiaramente arriva anche in dotazione il logo 4, perché la vettura vanta chiaramente la trazione integrale. Lo fa con un motore posteriore da 204 cavalli sincrono, che si somma a quello anteriore asincrono, per un totale di 299 cavalli e 460 Nm di coppia massima, che le consentono di passare da 0 a 100 in 6 secondi e 2. Chiaramente pesantissima, pesa 2150 kg, ma questo lo sappiamo bene perché tutte le vetture elettriche hanno dalla loro questo difetto. Però è stato compensato il tutto attraverso una progettazione che ha consentito di realizzare una scocca estremamente rigida, delle sospensioni che sono state pensate per portare a spasso questo peso, e direi anche una forza dei motori elettrici che chiaramente consente di compensare tutto questo. Tra l'altro la trazione integrale, poi lo vedremo, funziona particolarmente bene, perché non ha i laschi, i giochi delle classiche trasmissioni per i motori termici, e chiaramente è paradossalmente più efficace in termini di trazione, non di capacità fuoristadistica, ma di trazione. È più veloce nello spostare la coppia tra l'asse anteriore e quello posteriore. Questo consente a questa macchina di muoversi, direi, anche in situazioni piuttosto difficili, non certamente di vero off-road, ma di fondo scivoloso. Per quanto riguarda la parte di design, sono belli questi nuovi gruppi ottici, vantano una firma luminosa che può essere personalizzata sulla base delle impostazioni che andate a dettare dall'MMI. C'è questa nuova calandra che è sempre single frame ma è chiusa, e vanta questi listelli cromatici che vanno a girare attorno al logo Audi, che lo vedete com'è fatto? Nero lucido, molto bello da un punto di vista estetico, ed integra al proprio interno la parte, diciamo, degli anelli che sono affogati in questa soluzione di resina così trasparente. Radar a distanza che attiva sistemi di aiuto alla guida di livello 2, che chiaramente comandano anche i fari matrix e comandano anche il cruise control adattivo, il mantenimento della carreggiata, eccetera eccetera. CX di 0,31, dettato anche dalla presenza di questi cerchi aerodinamici, gommano davanti 235-45, sono firmati RS, quindi fanno parte della gamma sportiva di Audi, e si fanno girare attorno da questo codolino passaruota verniciato, che ritroviamo anche nello sviluppo nella parte sottostante come minigonna, per celare anche la presenza della batteria, che comunque è molto presente nella parte bassa. Degna di nota nella zona posteriore anche la presenza dello pneumatico 255-40-21, quindi una misura un po' più larga rispetto a quella anteriore, che serve per andare a far lavorare meglio l'asse posteriore, che ha un ruolo molto importante anche nelle fasi di recupero di energia. Andiamo a vedere anche come è fatto il bagagliaio, perché ci sono 520 litri che si nascondono qui sotto. È un bagagliaio che è molto capiente, direi perfettamente in linea con le esigenze di una vettura come questa. A doppia illuminazione, frazionamento 40-20-40, un po' di spazio anche qui sotto per ospitare i cavi e tutto quello che serve per ricaricare la vettura o appunto sistemare cose che non volete che siano di intralcio qui nella parte superiore del bagagliaio. Linea che va a ricomporsi, secondo me è interessante. Poi vedremo anche la variante più sportiva, quella coupé di questa macchina, che arriverà un pochino più avanti. Vettura che secondo me non è perfetta, certamente, come tutti i prodotti automobilistici, ma alcuni dettagli che potevano essere migliorati, come ad esempio l'assenza, e questa secondo me è una gravissima pecca, del vano qui davanti, perché Volkswagen anche sui D3 e D4 ha fatto, diciamo, lo stesso tra virgolette errore. Qui sotto manca dello spazio, e questo secondo me è un po' un peccato, perché poteva essere utilizzato
diversamente, però di spazio ce n'è molto all'interno di un abitacolo che è realizzato direi molto bene. Molto belli i materiali nella zona superiore, belli anche quelli della parte mediana con la cucitura a contrasto e anche di questo pannellino che va a rivestire la zona interna, mentre scrocca la parte bassa che va a realizzare con questo elemento plastico anche questo alloggiamento molto pratico per la bottiglia d'acqua. Bello sedile, l'avevamo già visto, fa parte della famiglia S-Line, quindi sponde molto pronunciate, belle le cuciture a contrasto, è possibile regolare, vedete, la parte di seduta, e questo è sicuramente un elemento interessante. Mentre per quanto riguarda lo spazio, anche qui questo ponte è un po' Star Trek che va ad ospitare i comandi del cambio, l'avviamento del motore, la regolazione della radio, la scelta appunto della frequenza, ma anche tutti i comandi della scelta del drive select o del controllo di trazione. La parte bassa, anche qui c'è molto molto spazio, lo vedete, è veramente molto spazioso. Qui c'è la possibilità di andare a ricaricare in wireless cellulare, doppio slot per la bottiglia, più tanto spazio qui sotto, lo vedete, per ospitare oggetti lontano da occhi indiscreti. Saliamo a bordo, vi faccio vedere come è fatta dentro. Abbiamo il classico MMI con uno schermo molto generoso per quanto riguarda la dimensione, ovviamente Apple CarPlay ed Android Auto, è uno dei migliori sistemi multimediali al mondo da questo punto di vista. Audi non ha nulla da imparare da nessuno. Mentre per quanto concerne la strumentazione centrale, dà l'idea di essere più piccola rispetto a quella del passato, però ha una grafica più innovativa e soprattutto è dotata di un head-up display molto 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 generoso. È come guardare, mettiamola così, uno schermo da 70 pollici a 10 metri di distanza. Le informazioni stile realtà virtuale ti sbattono realmente in faccia, e questo assicura un'esperienza di guida migliore, mettiamola così, rispetto a quella del passato. Si può guidare sempre con lo sguardo sulla strada, e questo chiaramente significa sicurezza. Cambia anche il volante con i comandi touch, li vedete che vanno a sostituire quelli fisici, sono sempre, vedete che si muove sempre il tasto, ma di fatto sono anche elementi che possono accettare comando attraverso lo scorrimento. E soprattutto direi la cosa che mi piace è questo volante, che so che a qualcuno non piace, ma a me questa simmetria la trovo bella da un punto di vista estetico, e anche il modo di andare a inserire le razze all'interno di questo volante non mi dispiace per nulla. Certo, non è un volante sportivo, non è una macchina che è stata pensata come una macchina da corsa, ma appunto essendo una macchina più da famiglia, più da utilizzo quotidiano, certamente quella tipologia di elemento fa parte anche della comodità di utilizzare la vettura tutti i giorni, di avere un volante che si impugna piuttosto bene. Per quanto riguarda la parte posteriore, come vi dicevo, si sta molto bene, guardate un po', coi piedi ci sto davvero benissimo. C'è la possibilità di andare ad attivare, anzi a regolare la temperatura qui nella zona posteriore, doppia porticina USB, presa 12 volt, ma la cosa che mi piace è che qui, lo vedete, non c'è il tunnel centrale, perché chiaramente manca l'albero di trazione per spostare la coppia da davanti a dietro, e questo consente a questa macchina di essere molto comoda non solo per 4 ma anche per 5. C'è tantissimo spazio, non tocco con la testa ed è veramente molto comoda. Solo i piedi sono leggermente rialzati rispetto a quello che ti aspetteresti, ma comunque la seduta rimane piuttosto comoda, e sinceramente è una macchina che per l'utilizzo familiare la vedo molto indicata. A questo punto non ci rimane che scendere su strada e vedere come va. Andiamo. Ed eccoci al volante della nostra Audi Q4 e-tron 50, ovvero la variante con due motori, quello posteriore sincrono, quello anteriore asincrono, così studiati per essere sbilanciati in termini di potenza verso l'asse posteriore, perché è una macchina che è stata pensata per essere prevalentemente a trazione posteriore, con il plus chiaramente dell'asse davanti per uscire dalle situazioni difficili, in particolar modo per quanto riguarda gli ambiti di scarsa trazione come quelli che si possono trovare in montagna con la neve o quando piove. È una vettura, questa Q4 e-tron, che accelera da 0 a 100 in 6 secondi e 2, per cui quando vado quando vado ad accelerare comunque accelera molto forte, ti attacca al sedile e lo fa in un modo comunque molto gentile, perché i suoi 460 Nm di coppia massima spingono i 2150 kg della macchina molto bene. La macchina pesa tanto, però è stata costruita su una scocca molto rigida, su sospensioni pensate sin dall'origine per supportare questo peso, su pneumatici che lavorano
molto bene, proprio perché sono stati ragionati dal costruttore con quest'ottica, e su un impianto frenante che, nonostante là dietro vanti dei tamburi, e questo poi lo possiamo anche spiegare, il motivo per cui sono presenti dei tamburi lì dietro, frena davvero molto bene. Il tamburo serve semplicemente come elemento di emergenza, occupava meno spazio, costava meno, e hanno messo quello perché dietro in realtà lavora il recupero di energia, quindi i freni là dietro non si toccano mai, come del resto si usano pochissimo in questa variante 4 anche i freni anteriori, perché la stragrande maggioranza delle frenate viene gestita direttamente dal recupero di energia che lavora fino a 0,3-0,4G, per cui tanta roba in termini di frenata, tanta roba in termini di recupero di energia. Tenete conto che sono partito da Pinzolo, ho fatto molta discesa chiaramente, e sto andando a Verona, quindi la strada sarà quella, sono circa 170 km, però partendo da Pinzolo con l'82% già percorso 18 km di strada, non mi sono nemmeno fatto mancare qualche sparo per sentire l'emozione appunto di questa prestazione, ma ho 84% di batteria a livello chiaramente di state of charge, per cui ho recuperato 2 punti percorrendo 18 km, quindi di fatto la macchina è in grado sì di spingere e quindi consumare energia, ma la bellezza dei motori elettrici è poi anche quella di riuscire ad accumulare, a convertire l'energia cinetica in energia elettrica, andando a migliorare quella che è l'autonomia di questo oggetto. Autonomia che è un tema sempre molto particolare nelle macchine elettriche, perché spesso i dati sono sovrastimati. Devo dire che nel caso di questa Q4, come del resto delle D4 e delle D3, a mio parere sono sottostimati. Certo, se andate in autostrada a 520 km dichiarati, qua sono 486 mi sembra su questa variante, non ci arriverete mai, è impossibile in autostrada arrivare a quel valore, ma se la usate in città, se la usate in statale, se siete un po' accorti, non troppo, con il pedale del gas, sono sicuro che riuscite ad arrivarci molto vicino. Se invece chiaramente la usate in autostrada, il valore non dico che si dimezza, ma si arriva al 55%, per cui è certo che le termiche sono ancora favorite se fate tanta autostrada, ma se vivete un contesto cittadino molto frequentemente, o vivete appena fuori porta e andate spesso in città, o comunque non usate troppo l'autostrada, la macchina elettrica può certamente fare al caso vostro, perché iniziano ad esserci colonnine di ricarica rapida, questa accetta fino a 125 kW un po' dappertutto. Audi offre delle convenzioni notevoli e permette attraverso una card di aprire più di 180-190 mila colonnine in tutta Europa, e allo stesso tempo chiaramente a prezzo convenzionato. E allo stesso tempo un'altra cosa che è in grado di fare questa vettura è semplicemente il fatto di essere ricaricata a casa, ovvero con la spina domestica. Si viaggia a 2 kW, si viaggia a circa 6-7 km all'ora di recupero, e quello che si può fare con quella tipologia di ricarica è recuperare circa 60-70 km al giorno, che è praticamente la media di chi utilizza un'automobile elettrica. Quindi sì, è vero che l'automobile consuma tanto, è vero che se fate tanta strada comunque può creare delle problematiche, ma se restate nella media e siete parte della media dell'automobilista italiano, 40, 50, 60, 70 km al massimo al giorno di media, beh, allora questa vettura può rientrare sicuramente nel caso vostro, anche senza avere delle colonnine di fast charge domestica, o appunto delle situazioni dove poter ricaricare più velocemente. Per tutti gli altri ambiti esiste appunto la colonnina, però la cosa che mi piace di questa macchina è che è estremamente silenziosa, è molto scorrevole, perché il sistema di recupero di energia Audi è fatto davvero molto bene, e allo stesso tempo è molto silenziosa. La qualità della vita a bordo è straordinaria, si sente solo la pioggia qui fuori, è una meraviglia, non ci sono vibrazioni, non si sente il borbottio del motore, non si sente il rumore della trasmissione, non si sente nulla all'interno di questa macchina. Tra l'altro è isolata benissimo attraverso i vetri doppi che sono presenti in questa variante, costano pochissimo, quindi se prendete la macchina sicuramente metteteli dentro in fase d'acquisto, e poi si può apprezzare quello che è un impianto audio sicuramente molto ben fatto da un punto di vista di qualità sonora, perché è firmato Sonos, e come tutti i prodotti della Sonos lavora bene, ha una bella presenza scenica ed è pensato in modo specifico per la dimensione e per la geometria di questo abitacolo, per cui c'è un grande lavoro da parte dei tecnici di Ingolstadt per portare molto in alto il livello
di questa macchina, e la silenziosità la rende ancora più premium di quello che è. Certo, qualche materiale è un po' così, fa un po' storcere il naso, ma la vettura è davvero molto ben fatta da un punto di vista di schermo, da un punto di vista di integrazione con gli smartphone, da un punto di vista di head-up display lì davanti, che è straordinario, perché come guardare uno schermo da 70 pollici a 10 metri di distanza con una realtà virtuale, una realtà aumentata straordinaria. Si vede una grafica sovrapporsi alla strada nei momenti di pericolo o anche nel momento in cui deve essere indicata una deviazione, e questo consente a questa vettura di essere estremamente sicura, estremamente piacevole da guidare, in particolar modo perché non si distoglie mai lo sguardo dallo schermo. Mi piace perché questa discesa comunque sta facendo aumentare il livello della batteria, e comunque sto facendo chilometri, ne ho già fatti 22, sono a 83% di batteria, quindi ne ho recuperato uno in questo momento. Adesso siamo in falso piano fondamentalmente, ma appunto questa macchina, oltre ad avere tanto spazio, oltre ad avere un sistema di recupero di energia veramente molto ben fatto, si comporta direi in modo molto naturale, ovvero recupera energia solamente quando serve, se voi non la forzate manualmente o impostate la vettura per avere un recupero di energia più forte quando andate a rilasciare il gas. E questo significa che la macchina, nel momento in cui non ho nessuno davanti, scorre liscia, fa movimento senza praticamente recuperare nulla, mentre se ho qualcuno davanti lei lo sente e inizia ad alzare il livello di recupero, inizia ad alzare il livello di frenata, e questo consente di avere una percezione diversa, perché quando siamo vicini è nostro istinto pensare di dover frenare, e quindi la macchina fa una cosa che già fareste voi, mentre appunto quando non sono avanti è più piacevole alzare il piede ed essere scorrevole. Questo lo fa il radar di distanza, questo è parte del modo di essere auto elettrica firmato Audi, questo è parte appunto di rendere normale, di rendere umano il comportamento di un motore elettrico che in realtà ha molti vantaggi anche rispetto ai termici, se questi vantaggi sono in grado di essere abbinati al vostro stile di vita. Ovviamente dovete essere delle persone elettrocompatibili. Quello che vi posso dire è che comunque la vettura pesa appunto 2150 kg, si sentono nell'ingresso in curva, si sente che la macchina è pesante, però è molto ben compensata da un bel valore di accelerazione, e chiaramente c'è tanta coppia, c'è tanto supporto da parte della motorizzazione, e si sente comunque che la vettura è molto ben sostenuta, molto ben progettata ed è stata pensata sin dall'origine per portarsi a spasso questo peso. Di certo, soprattutto negli ingressi in curva, quando andate a forzarli, beh, si sente che la macchina non è una piuma, e lì bisogna un po' farsene una ragione. Ma essendo pensata per una clientela in particolar modo, mettiamola così, familiare, direi che andare alla ricerca della performance in curva forse non è esattamente la mission di questo oggetto. Di certo, soprattutto quando si viaggia a pieno carico, quando si va in montagna, quando si va a sciare eccetera eccetera, qui a pieno carico la macchina se ne frega, perché ha tanta coppia, la potenza è quella giusta, e anche a livello di trazione direi che ci siamo assolutamente. Adesso direi di farci un pezzettino di autostrada, speriamo che non piova, e poi tiriamo le somme sul prezzo una volta che arriviamo a Verona e vediamo anche quanta strada abbiamo fatto e quanta batteria c'è rimasta. Ed eccoci in autostrada con la nostra Q4 e-tron, una macchina che guida da sola sostanzialmente e che fa viaggiare comodissimi anche in questo contesto. Fino adesso abbiamo percorso 115 km, abbiamo consumato, siamo al 58%, eravamo, se non mi ricordo male, 84%, 82% quando siamo partiti, quindi chiaro c'è tanta discesa, ma abbiamo già percorso un bel pezzo di autostrada, e fino ad ora il consumo medio è di 21,1 kWh, per cui di media con questa media, con 82 kWh, si dovrebbero riuscire a percorrere circa 380-390 km contro i 460-470 dichiarati, tenete conto che però abbiamo anche percorso un bel pezzo di autostrada e chiaramente abbiamo consumato di più, anche perché non siamo andati sempre a 110 ma siamo andati a 130. Adesso c'è un po' di traffico, ho acceso il video adesso proprio per farvi vedere come comunque la vettura sia innanzitutto estremamente confortevole, rimane molto silenziosa, e chiaramente è una macchina che, volendo fare dell'autostrada, lo fa molto tranquillamente. Quindi in autostrada tutto bene, una macchina che funziona direi benissimo, ben assistita dai suoi sistemi di aiuto alla guida, ben assistita da questo DAP display che mi manda i messaggi nel momento in cui magari sono un po' distratto e ho bisogno di essere rimesso
Un po' in riga c'è il volante che gira da solo, eccetera eccetera, e c'è anche una qualità della vita a bordo che rimane esattamente quella che abbiamo incontrato anche su strada normale. Sono a 56%, fino adesso il consumo medio è di 21,3, adesso c'è un po' di coda qui in autostrada, ma insomma secondo me il consumo medio più o meno ci siamo, tenete conto che ho guidato sempre come fosse a bordo di un'automobile di tipo tradizionale, e con questo dato si riescono a percorrere 360-370 km in un percorso misto statale, autostrada, eccetera eccetera. Poi vediamo cosa verrà fuori a livello di dato quando arriviamo a Verona, però prima mi faccio una piccola escursioncina off-road. Ok, ci spariamo anche un piccolo pezzettino in off-road. La strada è molto battuta, ma la pendenza è elevata e abbiamo le gomme estive. Quello che si percepisce benissimo da questa macchina è il fatto che la coppia arriva millimetricamente, guardate, mi sto muovendo a 0,2 km orari, 1 km orario, e la macchina si muove molto bene, non ha il classico gioco della frizione, della trasmissione, di tutto quello che c'è nel mondo delle auto di tipo tradizionale, magari anche 4x4. C'è un passaggio della coppia fulmineo tra l'asse anteriore e quello posteriore, non c'è il ritardo dettato dalla meccanica, e questo consente chiaramente alla vettura di essere molto efficace anche in una stradina come questa, nonostante il peso. Certo è che si tratta chiaramente di una macchina molto pesante, non è pensata per essere un fuoristrada, ma se vi ritrovate in una strada bianca riesce a fare delle cose comunque interessanti ed è in grado comunque di essere un prodotto, mettiamola così, figlio della tradizione 4 di Audi, certamente non quindi un fuoristrada, ma una trazione integrale che consente di avere tutto quello che serve in termini di motricità e tutto quello che serve in termini di sicurezza. Ed eccoci qui, prova super terminata, sono arrivato a Verona con il 50% di batteria e 206 km ancora di autonomia disponibile. È vero, ho fatto tanta discesa, però l'ho usata, ho guidato e fatto anche parecchie accelerazioni, e soprattutto in autostrada non mi sono assolutamente risparmiato, per cui di fatto è una macchina che ha una bella efficienza, di sicuro è una macchina che è stata pensata per essere efficiente, sfruttare bene i suoi 77 kWh reali di batteria. È piacevole da guidare nonostante i 2100 kg, è una trazione eccezionale perché appunto i motori elettrici lavorano molto bene, la trazione 4 è notevole con questa declinazione elettrica, e ovviamente si tratta di un abitacolo molto spazioso come avete visto, perché le dimensioni che sono possibili grazie a questa piattaforma con l'avanzamento dell'abitacolo sono notevoli da un punto di vista di interno e anche di bagagliaio. 45.700 euro prezzo di listino per la 35 da 170 cavalli, mentre per la 50, questa variante due motori più potente, si sale fino a 62.100 euro circa, per cui macchina comunque impegnativa da un punto di vista economico, ma ci sono tanti modi per acquistarla, tra cui anche il noleggio, ma anche chiaramente tanti vantaggi che riguardano gli incentivi per l'acquisto delle automobili elettriche. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. Viva la passione per l'auto e full gas sempre, ciao!